Io oggi sono qui per parlare con voi Yes. della coppetta mestruale. Che è La questo? coppetta mestruale, questa non la sapevamo. Allora, Capito, a che serve? adesso te lo dico. Dunque, la coppetta mestruale serve perché? Perché le donne ci diventano nervose durante il ciclo, non soltanto per gli ormoni, ma anche perché hanno, ahimè loro, tutte queste cose appoggiate al loro corpo che danno un sacco di fastidio. Vedi gli assorbenti, vedi i tamponi, vedi tutta una serie di cose Yes. fastidiose. Ok. Noi proponiamo e abbiamo un grandissimo successo con la coppetta mestruale perché cambia completamente No, la ho vita della capito. donna. Dimmi? No, No, vai avanti. è stata una parola, non ti avevo sentito. Cambia completamente la vita della donna. La coppetta mestruale è una coppetta di silicone medico. La nostra è un silicone particolare, si chiama di grado platinico, ma non sto qua a tirarvela, tanto non importa. È una coppetta di silicone medico che si usa durante il ciclo. Quindi, vi spiego. Quando vai in bicicletta? Anche quando vai in bicicletta, anche quando salti col trapendio e non hai le ali. C'era però, vedi, ritorni sempre nel vintage in una vecchia pubblicità però degli assorbenti e Sì. c'era, mi ricordo, la tipa che si lanciava con il parapendio e paracadute, quello che era, Beh, ti muovi. e, esatto, vedi che James Brown se la ricorda. Va bene. Sembra che abbiamo voglia di fare chissà che noi in 3 giorni di mestruazione, eh? Esatto, ma non è così. Allora, vi spiego. La coppetta mestruale, invece di assorbire come qualunque altra cosa, dai panni della nonna agli assorbenti più moderni, la coppetta raccoglie. Raccoglie vuol dire che non toglie niente dal nostro corpo, come può fare qualunque altra cosa che assorbe, ma raccoglie semplicemente il nostro flusso. Quindi noi siamo belle rilassate, felici, contente, con indosso nulla se non la coppetta che va inserita all'interno della nostra vagina. Distribuitela a tutte, distribuitela, distribuitela. Più flusso per Più tutte, flusso, meno più fastidio. giorni, più giorni, 7 giorni di mesturazioni, sì. Amore, vai. Sai quante donne felici, ma anche quanti uomini felici ci Eh sì, chiamano ma quando tanto. le donne Allora, Katia, io però avevo promesso un po' alla nostra Laura Bagatella, sempre di Rossolimone, di informarmi e di capire se effettivamente è così, cioè se tutte sono felici. E io ho raccolto pochi, ammetto, pochi campioni che dicono: no, non è proprio oro colato, personalmente non mi ci sono trovata bene, la trovo fastidiosa, non mi piace il fatto che devo inserire comunque per estrarla le dita, lo trovo schifoso. Se mi trovo in giro in un bar, poi come la pulisco? Dove vado? Vado dal barista, mi scusi, dove la lavo? la tutta Allora. come l'oro, una bandiera che entra. Partiamo Vai, dalla vai. metà delle tue domande. Sappi che io Intanto, poi sono un uomo, quindi più di tanto non posso controbattere. Ti riporto sta cosa di lamentele. Vai. e tu hai fatto bene, perché noi siamo qui per questo, cioè acquistare una coppetta mestruale, che è una cosa che usi sul tuo corpo. C'è bisogno di avere una persona con cui confrontarti, sia quando la vedi, quando la scegli, quando la tocchi e che poi ti accompagni durante l'utilizzo. Ti assicuro che più di una signora mi ha telefonato dicendomi: bene, sono seduta nel water, adesso cosa faccio? Quindi avere una persona con cui discutere anche di questo ti aiuta a affrontare una cosa che in 20 anni, 30, 40 anni della tua vita non hai mai provato. È un cambio veramente enorme del tuo rapporto con la tua vagina e con il tuo flusso. Prima cosa, Prima la inserire le prima. dita per toglierla. Stai inserendo le dita nel tuo corpo, un pochino come metterti le dita nel naso o grattarti un orecchio. È uguale, è il tuo corpo, quindi non vedo perché debba farti schifo. Due, la coppetta mestruale raccoglie il ciclo qua e quindi il resto della tua vagina resta pulita. È un po' come quando giochi, quando c'è l'autoerotismo o quando c'è il rapporto con il compagno. Tu tocchi una parte pulita alla fine, semplicemente lubrificata, non è sporca di sangue, perché il sangue è fatto apposta, la coppetta perché sia dentro qua, ok? Poi cosa mi hai Fantastico. detto? Il discorso dell'igienica
Beh, è silicone medico, si può sterilizzare, il sangue non entra in contatto con niente perché è come se restasse all'interno del tuo corpo. Quindi vuoi mettere la differenza di un panno bagnato che No, marcisce? no, 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 ma il discorso era, cioè, come faccio poi a pulirla? Sono in un bar, mi trovo in mezzo, insomma, a un luogo pubblico, dove vado con sto robo? Allora, Stessa cosa, ok, può Bloody Mary, accadere sembra un con la... Bloody Mary, puoi sempre, sembra un Bloody Mary. E questa è un'altra idea, ma ne parliamo un'altra volta. Allora, se devi cambiarla è semplicissimo. Intanto non devi cambiarla con la stessa frequenza dell'assorbente. Quindi, se tu la metti alla mattina, puoi nei giorni di ciclo minore tranquillamente toglierla alla sera. E il che non serve cambiarti perché sei a casa. Se la cambi a metà giornata che sei in giro, noi che poi giriamo tanto, quindi ti assicuro che abbiamo fatto tutti gli esperimenti del mondo, per cambiarla ti basta avere o una bottiglietta d'acqua con cui risciacquarla. Ti ricordo che il sangue che esce è quello che quando ti graffia il gatto ciucci, è uguale, è rosso e non puzza. Non è, dimenticate quella roba del ciclo perché è tutta un'altra cosa. Si svuota, si sciacqua con una bottiglietta d'acqua, oppure io che sono un po' pigra, la bottiglietta non me la prendo, uso le salviettine igieniche. La passi, la pieghi, la reinserisci all'interno della vagina, tac, lei si apre e sta là. E tu non hai niente, puoi andare a letto così, Dai, nuda come usati. sei. Sai che il discorso di andare a dormire senza tutta questa ambaradam crea una unione nella coppia molto diversa, perché le donne quando hanno il ciclo molto spesso non si fanno neanche sfiorare i capelli perché ti dicono no, c'ho il ciclo, non toccarmi. Ecco, esatto. Avendo la coppetta invece tu non hai niente, hai il tuo corpo pulito, lindo e fresco e quindi puoi dedicarti a un sacco di altre coccole anche se non sono la solita penetrazione magari. Guarda, sei riuscita a far star buoni anche i nostri ragazzacci. Beh, quasi. Ragazzi, avete qualche domanda? Sì, ma si trova dappertutto in farmacia, nei negozi di giocattoli. Dove si trova? Guarda, si trovano in alcune farmacie. In realtà la coppetta esiste in Italia da più di 10 anni, quindi viene poco pubblicizzata perché una coppetta che ti costa intorno ai 30 euro, dipende da che coppetta, ti dura 10 anni. Anche zero Quindi viene 10 anni. pubblicizzata. Sì, 10 anni Esatto. perché mi dicevi è materiale medico comunque. Perché è silicone Silicone medico, quindi medico. si lava e si sterilizza. Quindi Ne compriamo. ci rientri per tutti invece gli assorbenti che compri in 30 anni. Per questo viene poco pubblicizzata, perché se no tu non compri più assorbenti. E noi, conoscendo l'Italia. Tu dici. Io dico sì, esatto. Comunque sì, si trova in tante farmacie. Si trova in internet, fate come volete, ognuno è libero di fare quello che desidera, però avere una persona di riferimento è importante quando tu introduci una cosa così diversa nel tuo intimo alla Sì. fine. Quindi comprare una cosa in internet e poi non è che puoi telefonare o andare da qualcuno a chiedere. Quindi o la farmacia o Quindi è appunto. qualcuno di fiducia, un esperto che comunque ti possa guidare. Esatto, che ti Va può bene. accompagnare quando ti vengono i dubbi. Ragazzi, io vi devo salutare. Ho notato che l'orologio segna ormai l'ora della scadenza di vertigo. Siamo un po' come lo yogurt e il latte, abbiamo quell'orario lì e dobbiamo rispettarlo. Allora, Katia. Molto interessante, ok, molto femminile come discorso, però noi elargiamo a tutto tondo consigli e è stato bello dibattere. Ti ringrazio, ringrazio quindi le ragazze di Rosso Limone, cercatele come sempre in rete, troverete tutti i video che abbiamo realizzato in collaborazione e devo anche salutare logicamente i John C. Adei. Ciao Katia, È sei stato fantastica! Sei un fantastico. genio, Katia. Grazie. Ciao Grazie. Katia. Attenzione che però nel frattempo sapevo che la chat si faceva sentire. Eros dice, dei Beaches, che saluto, l'unica cosa che può cambiare l'umore di una donna in quei giorni è una carta di credito con una bella disponibilità. Yeah, concordo! Aile, vai fratello, sei un Bravo. genio. Saluto. Maschilismo, maschilismo a gogo qui a Vertigo. Arriva dalla rete, io leggo tutto quello che Ogni passa. tanto, vabbè, ci sta, dai. Dai, ci sta, è una battuta e comunque insomma qualche regalo non guasta mai sia alla donna che all'uomo. Ciao Infatti. ragazzi, e
È stato un piacere. Io vi lascerei con velocemente un live al Dakota. Al Dakota. E ricordiamo sempre che i John Cena Day li trovate naturalmente in tutti i migliori negozi di giocattoli e non solo, anche in YouTube. Ok. Ciao. Al crimine. Ciao Tana. A domenica, giusto? A domenica. Buon compleanno, Tana. Ragazzi, è vero, domenica appuntamento da non perdere? Domenica appuntamento da non perdere, vi aspettiamo. Vorrei Piazza fare Vecchia Mira. Piazza Vecchia Mira, vorrei fare gli auguri al bar La Tana, che abbiamo anche dedicato una canzone che oggi compiscono gli anni. Ciao, ciao, auguri, ciao, auguri, un saluto a tutti. E al noi... crimine, che Dio vi benedica, fratelli. Ciao. E noi ci rivediamo invece domani con un ragazzo che è veramente fantastico, con le carte da gioco, veramente c'è da impazzire quello che riesce a combinare. Ciao a tutti, alle 14 a domani. Ciao! Oh.